Arriva dalla formazione della Juventus, ma andiamo a fa. Mo andiamo a fa. A comporre. Eccolo qua. 4-3-3. Allora, 4-3 già ci sta, facciamo questo. Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Buffon. Buffon. Danilo, Bonucci, Chiellini. La prima volta li vedo insieme, mi pare. Può essere, Bonucci non ha fatto quasi mai giocare. A sinistra Alexandro, poi mezzala destra Ramsey, Pjanic al centro, mezzala sinistra. E davanti. Ma come si è mai chiamato Sport di Lisbona? Oh, ma sì, come no? Dybala, Higuaín, Cristiano Ronaldo. Ok, ci siamo. La rileggo un attimo. Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alessandro. Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alessandro. Ramsey, Pjanic, Rabiot. Ramsey, Pjanic, Rabiot. Dybala, Higuaín, CR7. Ok. In panchina. Allora, De Zoli un po' più dietro di Higuaín. E già ci stanno. E per quanto possibile accentrate più che riesci a scendere, ok. Vediamo un po' se posso accentrare un po' di più. Esterno. Eh no, vedi, qua già non me la dà più. Così. Nemmeno. Così. Nemmeno. Così. Nemmeno, così, nemmeno, così, così sì. È stessa cosa questa. Così no, allarga un po', così no, allarga un po', così sì, ok. Sì, ma io non devo approfondire questa cosa dello Sport di Lisbona. Io ho sempre saputo che si chiama Sporting Lisboa, manco con la N, Lisboa. Szczęsny, quadrato, Matuidi. Szczęsny, quadrato, Matuidi. Bentancur, Douglas Costa, Beguato. Bentancur, Douglas Costa. Ah, poi io rido perché sono sicuro, sono abbastanza sicuro, non c'ho la certezza, però sti Beruato, sti Coccolo, li metti in panchina perché comunque hanno un ruolo loro, anche nell'emergenza dovrei essere entrata, comunque hanno un ruolo loro di simmetria. E quindi mi viene da ridere. Eccolo qua, Beruato e abbiamo detto De Sciglio. Rileggiamo la panchina, Szczęsny, quadrato, Matuidi, Szczęsny, quadrato, Matuidi, Bentancur, Douglas Costa, Bentancur, Douglas Costa, Beruato, De Sciglio. Sì, lo so che è il nome portoghese, però io mi ricordo che si chiamava proprio Sport di Lisboa. Mo però Davide sta a dire che non si è mai chiamato Sport di Lisbona, si chiama Sporting de Portugal perché Lisbona gli sta sul cazzo, perché non ci ho capito un cazzo, stanno proprio strani sti portoghesi comunque. Allora, istruzioni attacco, qua è tutta da rifare perché la cosa è nuova, la competizione è nuova. Allora, possesso palla, passaggio corto, fasce, modulo fisso, raggiazione, allora, sembra che ci sta ancora, però sono le stesse, sono. Vediamo, difesa decisa, fasce difensivo, ah no, vedi, decisa, fasce difensivo 7-8. Ok, poi tiratori e cominciamo.
corner. Allora, cominciamo dal capitano che è Chiellini. Poi punizione lunga. Pjanic, Pjanic. Mi pare giusto. È un esperto. Spalla punizione Dybala. Che ancora devo capire che cazzo è sto spalla punizione. Angoli da sinistra Ronaldo, da destra Dybala. Quindi, da sinistra Ronaldo e da destra Dybala. Rigorista Cristiano Ronaldo e direi che se va a cominciare. Meglio che Beruato, ma se dovesse essere già tra centrocampo. No, sì, ma io sono sicuro che tu ti fai tutti i calcoli precisi anche sulla panchina. Mediano CCC, ok, va bene. Possiamo andare. Qua va bene. Juve merda Tasarai. Tanto non c'è più lo stadio, tanto metto giorno e fa notte, quindi che c'è da fa? Ci è rimasto manco più. Juve Galatasaray, iniziati anche il girone C. Sì. La Juventus che ha visto volare via l'ennesima finale europea anche su PES contro il Chelsea nell'ottava edizione della Coppa dei Lupi, ci riprova nella Lions League, la Lega dei Leoni, arrivare fino in fondo. Cacca da Sarai, magari sono meglio, è vero, cacca da Sarai sono meglio. Maledetti quanto li odio. Non so se la conoscete raga, c'è sta un'applicazione sul telefono che, vabbè tu capirai di telefono, vabbè comunque punta a risparmiare, diciamo, a far risparmiare al cliente, e comunque la cosa principale è non buttare il cibo che avanza, quindi ci sono delle attività che hanno, che partecipano a questa iniziativa e praticamente danno degli orari di ritiro e a poco prezzo danno, fammi togliere, danno del cibo, quindi io, vedete, c'è stata una bisteccheria qua vicino a casa mia che fa il ritiro alle 10 di sera con 5 euro e dà un pacco di roba. Ah ok, la conosci, sì, io diciamo ogni tanto, no, ogni tanto, mo ho mollato un po', prima era quasi ogni giorno, mo ogni tanto c'è. Mi adoppia qualcosa. C'ho praticamente un bar che dai. Sì, too good, too time, too good, una cosa del genere. Però è ottima come cosa, perché comunque, a parte non si butta il cibo, e comunque, vabbè, è già la cosa buona. Poi comunque porta a risparmiare pure bei soldi, perché se conti che io con 5 euro ci mangio un 2, la carne è buona. Arrosto, porco cane, alla brace, ce magni un 2 con tonnella e poi mi avanza sempre pure qualcosa il giorno dopo. E poi vado al bar che dà cornetti, 20 con una ventina di cornetti, quindi fra i 15 e i 20 cornetti a 4 euro, tutta roba buona di giornata. Poi c'è sta un altro forno pure da un pacco di roba. Buono, buono. Ormai è quasi un anno che uso sta cosa. Comunque qua la partita è iniziata 0-0. Galatasaray sembra proiettato più a non prenderle che a darle, naturalmente. Attenzione, Falcao, figurina, Falcao qui si gioca. Ah, una brutta fine l'ha fatto. Giocava perché è il 2020 qua. Il gruppo da Juve pure
Vediamo un po', non ci stanno pure più semplici, eh. Toccata subito punti nelle prime partite è meglio. Molto meglio. Ma tu guarda sti cazzo di telefoni di merda, guarda di porca troia. Eccolo qua. Milan e Levante pure. Sta partita è da vincere. Il Milan già ha vinto, mi pare, 3-0 con Levante. Sta partita è da vincere per non entrare in zone pericolose. Oh, Dybala, manovra a sinistra, a destra, scambia con Danilo, passaggio di ritorno per Dybala, resiste a Niankuru. Si accentra a tornare dal lato corto, poi apre a sinistra con Alessandro, ricominciando tutta l'azione praticamente. Piani, c'è Alessandro, Rabiot, Rabiot si libera di un avversario, resiste, poi però si appoggia a Pjanic. Pjanic avanza, Cristiano, Alessandro, Cristiano Ronaldo, entra in area Ronaldo, cross per Higuaín, la botta di testa, vola al portiere Galatasaray, è Muslera, una volta la Muslera mi pare. Si alza al coro Juve Juve, calcio d'angolo, Cristiano Ronaldo dalla bandierina, andrà a corto, Higuaín, appoggia e tira, tira. Muslera, sì. Pjanic, ancora Muslera, vola, mette in corner. Sta stringendo i tempi la Juventus, vuole segnare il gol del vantaggio. Muslera, negli ultimi minuti, sta impegnando severamente due volte. Guardate, sta bella parata. Ronaldo, la bandierina, questa volta andrà a lungo con il cross in mezzo. Arriva, ecco qua, Dybala colpisce destra, la palla rimane lì, Higuaín, poi tira addosso al compagno suo, però non è finita, Dybala recupera il pallone, entra in area, poi Donk, che significa asino in inglese, la toglie, spazza via, ma ancora la Juventus che ricomincia subito, Alessandro, Rabiot, ottima l'apertura per Ronaldo che però non ci arriva, non era ottima, era troppo lunga questa apertura, buona idea ma esecuzione sballata. 34esimo, ancora nessun gol allo Stadium tra Juventus e Kakatasaray. Dopo tocca al Bayern Monaco, mi pare, quindi è Davide. Oggi se riusciamo a fine la prima giornata, penso ci riusciamo. Dopo questa manca solo Davide e Francesco. Potevo pure pensare di iniziare la seconda. Magari non finirla chiaramente, però già che finiva prima sono contento. Alessandro cross in mezzo, Higuaín, Donk salta di più, allontana il Galatasaray che adesso spudoratamente pensa soltanto a difendere. Rabiot, Ramsey con la Juventus cerca di buttare giù il fortino turco. Danilo sulla destra, dov'è Danilo sulla destra? Non sta a sinistra questa. Ho sbagliato formazione. No. Ah no, quello è Alessandro, scusa, mi ho sbagliato. Non è Alessandro. In fondo sempre sto Danilo Alessandro. Ramsey, siamo nel recupero del primo tempo. Ramsey insiste. Cross a mezzo sul secondo palo, il gol Ronaldo. Ottimo cross di Ramsey. Cross basso sul secondo palo, Ronaldo arriva prima del difensore che lo marcava e gonfia la rete, Juve in vantaggio, la sblocca la squadra di Torino. Bene, bello.
Ha vinto la classifica marcatori, mi pare, Higuaín, la Coppa dei Lupi, mi pare. Higuaín, dovrebbe essere stato lui, ha vinto la classifica marcatori. Poi comunque, Dick, per sito, io ieri ho provato a fare delle modifiche, ma non ci capisco un cazzo proprio. Praticamente volevo intanto mettere il topic unico per le iscrizioni, metterlo sempre in primo piano. Unico è in primo piano, no, che appare in tutte le sezioni. Poi comunque qua dimmi quando posso andare, io procedo quando me lo scrivi. E poi volevo mettere, sai che cosa? Hai visto pure su Carriere FIFA, praticamente l'ultimo post inserito viene scritto in un riquadro sulla home. Quindi che ne so, io mo per dire, tu hai messo la formazione e quel post viene messo in risalto su, ok, sulla home. È lo stesso sito, stesso forum di carriere, solo Carriere FIFA fa così pure, no? Hai visto quando posti un aggiornamento, te lo mette sulla home e ti fa vedere gli ultimi 3-4 aggiornamenti postati. Quello sarebbe utile. Pitte, ieri. Manco io so come cazzo si fa. Ieri vedete c'è sta uno che ha postato su Off Topic, là, su Spam, non so che cavolo, non mi ricordo, una cosa del wrestling. Sì, è presente in tutte le sezioni, e vabbè, ci può stare, però dovrebbe essere presente pure sulla home, capito? Cioè, dovrebbe essere proprio. Hai visto pure lì nello Spam, ok. Quello se ci stava quel riquadro. Ci accorgiamo subito, io mi sono accorto dopo. Però va bene, niente di male, alla fine ha postato una cosa del wrestling lì. Capito, il topic unico per le iscrizioni dovrebbe andare messo praticamente su, dovrebbe essere una sezione a parte proprio. Quindi poi se ci sta pure in tutte le altre sezioni va pure bene, non mi frega niente, però deve starci, capito? Perché al momento io comunque condivido il link del forum e magari se un giorno qualcuno se vorrà iscrivere dice ma dove sta sto cazzo di coso? E deve entrare nella sezione. No, sì, non lo so, non è niente di regolare. Anche se mi sembra non si chiama spam, da noi si chiama off topic o altro. Comunque vabbè, sì, non è niente di regolare. Comunque vabbè, piano piano, io ieri sono entrato a vedere se riuscivo a modificare un po' le sezioni, magari mettere sto topic unico da una parte visibile. Non compare il riguardo solo per non capire. Ma dici? È sicuro? Solo per quella sezione riquadro sulla home. Non ci ho mai fatto caso sinceramente, però vabbè, se me lo dici lo saprai. Quindi se può scegliere anche la sezione in cui faccio l'aggiornamento. Ah, ok. Comunque è complicato, madonna, oh. Cercate di fare una cosa. Non sapevo dove mettere mano. Sono mezzo mongoloide io con queste cose, anzi, sono tre quarti mongoloide, se non tutto, quindi. Non sapevo come si fa. Magari coso, Luca. Luca lo vedo ferrato su queste cose. Luca lo vedo ferrato su queste cose, magari. Gli si possono dare le cose da. Tanto corner per la Juve. Altro corner dall'altra parte. Il 68esimo, calcio d'angolo per la Juve, vuole chiudere la partita, viene qua, la palla rimane lì e poi viene allontanata altissima da giocatore del Galatasaray, ma la Juve ancora in attacco. Alessandro, Rabiot, Alessandro, Ronaldo, Rabiot, il tiro rimpallato in corner. Solo Juventus dal primo all'ultimo minuto praticamente, cioè dal primo minuto ad adesso, poi ne mancano altri 20. Dimmi se vuoi fare cambi, aia.
Ronaldo, ennesimo corner. Andrà con cross a rientrare, infatti così Rabiot non la prende, però ancora la Juve tiene via l'azione con Dybala, che però si addormenta. Attenzione al contropiede di Falcao, ma tutto solo. Onyekuru accompagna il contropiede, che però non è più un contropiede perché la Juve si è piazzata tutta. Nagatomo, ok, da la scossa per Dybala, appena esce lo mettiamo. Attenzione a questo cross, Chiellini mette in fallo, però Douglas per Dybala. Ok, tutto qua. A me sembra sta giocando bene la Juve, mi sembra c'ha questa particolare necessità. Decido per Danilo, ok. Hai dei nuovi follower? Pure sta scritta, impara ogni tanto, ma che cazzo vuol dire? Nuovi follower dove? No, su Twitch, perché su Twitch siamo sempre i soliti. Quindi sulla PS4, però non... Cioè, che ci faccio? Che ci faccio questi nuovi follower? E poi perché ce l'ho? Chi ha chiamati? Boh, vabbè, comunque. 75esimo, attenzione, fallo laterale in attacco per il Galatasaray, ma prima c'è il doppio cambio in casa bianconera. Dentro De Sciglio a Douglas Costa, fuori Dybala e Danilo, tutti con la D, oh. Dybala, Danilo, De Sciglio, Douglas Costa, tutti con la D, incredibile. Attenzione, adesso Nagatomo messo giù, calcio punizione del Galatasaray, si tratta di una specie di corner corto. Intanto sta accendendo la miccia Pjanic con Nagatomo, viene ammonito Pjanic, ammonito Pjanic, questo gran fallo, ma fallo sì, però insomma da qua accende la miccia e ammoni pure, vabbè. Belanda cross sul primo palo, Fegoli, Buffon, madonna mia che brivido, la palla gli rimane lì. Sapete che avete fatto Buffon, sapete che ha fatto Buffon, no? Parma Perugia. Qui col brivido, però è riuscito a tenerla a due tempi. Che sottile, vede il canale, si iscrive, anche senza sapere. No, non so su Twitch questi follower che mi appaiono. So perché siamo sempre 18 su Twitch, sono sempre i soliti, quindi io ci guardo ogni giorno. Non so, sono praticamente dei follower che sulla PlayStation, perché la PlayStation è ormai è considerata come un social. Quindi c'hai i follower, gli amici, poi fa vedere le cose, poi pubblica le cose, poi fa vedere che giochi, poi fa un sacco di cose. E quindi presumo che siano quelli i follower, perché su Twitch siamo sempre 18. Però quella domanda mia è chi l'ha chiamati a questi? Cioè come fanno a essere diventati follower? Cioè che cazzo ne so? Diventi follower se mi conosci, se sei un amico, se parliamo, se... invece sono nomi sconosciuti, mai visti. Bello, intanto assist per Rabiot, che però si addormenta, ma riesce a tirare. Mannaggia, Muslera, ha tirato addosso al portiere, Rabiot. Sempre molto pericoloso con gli inserimenti. Comunque stavo a parlare con Luca pure l'altro giorno. Puntiamo a diventare 8, una volta che saremo 8 basta, non cerchiamo più nessuno. Attenzione, adesso a Falcao resiste il tiro. Oh, che brivido! Era diretto in porta, eh! Deviazione del difensore in corner. Sai che beffa il segnale Galatasaray adesso. Chiellini. Sta a posto con la schiena, calcio d'angolo, siamo nel recupero. Seri dalla bandierina a corto, no, a lungo. Attenzione raga, attenzione, grosso uscire, De Sciglio mette fuori di testa, arbitro fischia, arbitro fischia, arbitro fischia, arbitro non fischia, e allora Galatasaray può tentare l'ultimissimo assalto. Nagatomo, Özbar, come ti chiami, che cazzo, non so, Falcao, tiro fuori, non era Falcao quello, uscire Falcao, cazzo. Vabbè, comunque finisce qua, 1-0, i canali li può trovare chiunque, i video sono pubblici, se qualcuno è interessato si iscrive. Sì, però seguono a me, capito, non è che seguono, come posso dire,
non seguono la pagina di Twitch o il forum, seguono proprio come accannatemi. Io qua sulla PlayStation, su Steam, mi chiamo accannatemi. Seguono accannatemi. Ma detto saltano fuori questo non capisco. Cioè, no, se io divento follower di qualcuno è perché comunque ho l'amicizia e mi piace quello che fa, divento follower, mi sta simpatico. Allora dovrebbero chiedere pure l'amicizia, invece hai dei nuovi follower, hai dei nuovi follower. Boh, comunque, non mi frega un cazzo, alla fine io conosco a voi, sto bene con voi e basta, non mi frega un cazzo di questi follower. Se poi qualcuno se vuole aggiungere, ben venga. Stiamo qua, pure quell'altro che ha scritto l'altro giorno, ciap ciap, ciop, cazzo ha scritto lì, che squadra tifi lì, se voleva tornare, tornava. Comunque, bel cross e Ramsey, Ronaldo si è fatto trovare pronto per il primo gol. Questo è un tiro di Rabiot che... Rabiot è molto attivo, no? Si può sembrare profili così navigando. Dai, adesso qua non so. Sì, in teoria sì, però che senso c'ha? Cioè, pure io posso andare, che ne so, vado da una lista di persone, metto un nome, mi escono tutti quelli che si chiamano, metto, che ne so, Giampiero. Mescono tutti Giampiero 96, Giampiero 85, Giampiero qua qua culo e Giampiero un cazzo corto, cioè tutti quelli che si chiamano Giampiero. E io praticamente più di quello non posso fare però. E posso diventare, posso chiederci l'amicizia, posso diventare follower. E, però che senso c'ha? Boh, non lo so. Comunque vabbè, ripeto, non mi interessa. Ecco qua il tiro di Falcao che ci ha fatto venire i brividi proprio. Eh sì, era Falcao, era diretto in porta col secondo palo, non so se Buffon la prendeva quella. Meno male, dai. E poi il tiro di Andone dal 93esimo al lato. Bene così, 3 punti anche per la Juve, non fa 2 gol, ne fa uno solo però. Domina a lungo e largo contro Galatasaray. Tipo qui, se uno trova il video, trova il profilo che chiamano Trinità, il profilo da PS non condivide niente. Praticamente il profilo da PS sì, non condivide niente, condivide le attività che fai sulla PS, tipo adesso sul profilo mio ci sarà scritto sta giocando a PS 2020 modalità torneo, capito? Più di tanto quello è. Comunque vabbè. Vabbè. In teoria sì, per quanto ne so io solo in quel modo possono trovare tramite il nome, la lista dei nomi. Anche perché cioè, se non lo so, perché io poi pensavo che c'ho pure la privacy, non permetto manco di vedere giocare. Perché poi permette di vedere di giocare a chiunque o poi non permetterlo. Che mi ricordo io non lo permetto, che poi è pure una cosa sbagliata. Sì, è un po' strana sta cosa, approfondire. Comunque questa è la classifica del gruppo 3 Milan Juve, che poi gruppo 3, gruppo C, vabbè. Milan Juve 3 punti, Galatasaray Levante 0. Adesso tocca al signor Davide. Bayern Monaco, Shakhtar Donetsk. Quello dell'altro giorno era qui. Quello vabbè stava su Twitch. Sì, quello ci aveva trovato proprio su Twitch e vabbè. Però sti altri che appaiono qua sono della PlayStation. Sono dei Sony PlayStation. Allora Davide, ti metto qua la cosa, la forma del tuo Bayern Monaco. Mazza la squadra. Che squadretta. Fa la frutta sta squadra, squadrone, pure Coutinho c'è. Forse gente chiede amicizia a chiunque c'è. Però pure quello non mi torna perché praticamente allora se mi chiedi l'amicizia, ok, ci sta, mi hai chiesto l'amicizia e quindi automaticamente diventi anche follower.
Però diventano follower senza chiedere amicizia, come cazzo fanno? Comunque, dai, sti cavoli. Noi siamo qua, se vogliono. Se vogliono siamo qua. Se volete caricare, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Se volete caricare, siamo qua. Diventano follower di comunque, stessa cosa. Boh, andrà di moda, forse c'è, ogni cosa c'ha uno scopo, ogni cosa c'ha uno scopo. Però noi stiamo veramente lontani da queste dinamiche, magari capire lo scopo di questa cosa è difficile. Manco ci interessa poi alla fine. Guarda, questi giocano con una punta che manco è punta, è seconda punta. Che cazzo, Shakhtar. Vabbè, Davide, io lascio la forma qua. E mo c'ho un po' da fa, ci potremmo vedere 2:30, 3, solito orario, così fanno pure con Luca. E niente, dai, facciamo così. Io penso già dalle 2 in poi potremo fa. Quindi vedete, dai. Mo faccio qualcosa con i cani, vado a mangiare una cosa. Niente, dai. Noi ci becchiamo oggi, Jacopo. Vediamo un po' se riusciamo a chiudere questa prima giornata, penso proprio di sì, mancano soltanto 2 partite. Dopodiché vediamo pure se iniziamo la seconda giornata, andiamo spediti, dai. Dai che voglio fare subito i mondiali, voglio togliere dalle palle state che ai leoni, voglio fare subito i mondiali. Vabbè, dai raga, buon pranzo per chi mi sta a sentire e pure per chi non mi sta a sentire. Mangiate bene, mangiate piano, bevete poco, qui c'è fa caldo, che schifo. Ci sentiamo nel pomeriggio. Ciao!